Non mi deludi mai. Come fai? Ottimo. Una bellezza rara. Una di quelle che gli daresti per film tu. Il paradiso non morirà, amico mio. Conta su di me. Il paradiso delle signore tornerà ad essere il posto in cui tutte le donne di Milano verranno a regalarsi una giornata di felicità. Ogni donna potrà vestire il suo ruolo. Madri, mogli, donne in carriera, sportive, mondane. Ognuna troverà il suo paradiso. Saremo lo schermo su cui proiettare i loro sogni. Sembra aver pensato proprio a tutto, soltanto che non capisco perché queste signore dovrebbero proiettarli proprio qui e non altrove, i loro sogni. Perché soltanto qui e in nessun altro grande magazzino di Milano potranno girare per i riparti, toccare gli abiti, provarli anche tutti, senza l'assillo dell'acquisto. Io che credevo che la vendita fosse l'anima del commercio. Il desiderio è l'anima del commercio, mai l'obbligo. Basta il desiderio. Soprattutto quando ciò che si desidera si può avere a prezzi concorrenziali. Beh, nessuno mette in dubbio le sue capacità di pubblicitare, dottor Conti, però lei qui si gioca una partita da imprenditore. Preoccupato per il rientro del prestito? Assolutamente no, lei ha acceso un'ipoteca sull'immobile, quindi la mia banca è al sicuro. Soltanto non vorrei avesse investito su uno schermo dove proietta soltanto le sue fantasie. La riapertura del paradiso sarà un grande successo. Ma sì, certamente. Ragioniere. Commendatore, mi ossequi. Mi sono privato del mio uomo migliore per lei. Ragionier Cattaneo ha esperienza, capacità, sarà una grande risorsa per il suo paradiso. Lo è già. Mi ha insegnato che un preventivo che non sfora è una creatura immaginaria. Ora, se volete scusarmi, ho un impegno improrogabile, sono già in ritardo. Certo, prego. Ah, mi raccomando, stasera a circolo, ci tengo. Non si preoccupi. Ci vediamo stasera. E guarda, stamattina all'alba ci sta mettendo il cuore. Commovente. Poi, a parte questo? Ha redatto una spesa di massima, di stipendi, materiali, forniture. Come stanno esattamente i conti? Beh, siamo già oltre i preventivi più o meno del 10%. Non un buon inizio. Beh, comunque il dottor Conti ha convinto i fornitori a concederci una dilazione nei pagamenti. Quell'uomo riuscirebbe a vendere i frigoriferi al Polo Nord. Mi compiaccio del suo entusiasmo. Ma se ricordi che lei lavora per me. Se fossi riuscito ad acquisire questo immobile con il resto delle proprietà dei Mandelli, le cose sarebbero andate diversamente. Vabbè. Comunque, ragioniere, lei è qui per informarmi costantemente, se lo ricordi. Sì, ma... Beh, lavora per me da 20 anni. Deve soltanto continuare a farlo. Certamente. Bene. Ah, dottore? Sì? Volevo ringraziarla ancora per l'invito di questa sera. La mia signora è al settimo cielo, non parla d'altro. Non lo dica neanche. Per me è un piacere darvi. Dai, Giovanni. Del giorno è nata qui, è una bellezza made in Italy. Non la conosco. Al dottor Conti. Questo fusca somiglia a un fior di pesco, profuma di lilà. Avvocato, finalmente. Ho fatto prima possibile, ma devo prendere le mie precauzioni. C'è tutto quello che mi ha chiesto. Se non bastasse. So come mettermi in contatto con lei, non si preoccupi. Per il momento tutto procede per il meglio. Certo, non è una situazione facile. Tra le sue molte virtù, Andreina Mandelli non annovera la pazienza. La bella del giorno è nata qui, è una bellezza made in Italy. Non la conosco, però l'ha visto Fusca, somiglia a un fior di pesco, profuma di lilà.
La bella del giorno è un tipo chic, alle misure della Marilyn. Marta! Balla il calipso, ha il pantalone. Marta! Jolly, sorride ai tipi molli, ma poi la scelta fa. Che coincidenza! Ciao Valerio. Beh, insomma, questo non avresti dovuto vederlo, per quanto la vera sorpresa è dentro, ecco. Credevo che dovessi accompagnare tua zia fuori Milano oggi. Sì, ma... Senti Valerio, dobbiamo parlare. È come se dobbiamo parlare. Sono giorni che cerco di incontrarti e non ti trovo mai. Io lo so che pensi che tra noi potrebbe nascere qualcosa e che le nostre famiglie farebbero salti di gioia. Ma non io, ecco. Non parli sul serio. Invece sì. Le ragazze vogliono farsi pregare, questo lo sanno tutti. Non vuoi che pensi che sei poco seria? Mi tenga aggiornato su tutto. Dottor Conti, come ci si sente con questa inaugurazione? Emozionati e spaventati. Bocca al lupo. Fammi capire meglio. Siccome ti ho dato un bacio, tu pensi che io mi sia concessa? Vuoi farmi credere che baci chiunque? Valerio, un bacio non vuol dire niente. Non per una ragazza per bene. Scusi. Sì? Mi baci. Cosa? Mi baci, presto. Piacere. Vieni via, che ci stanno guardando tutti. Per questo faresti meglio lasciarmi andare in braccio. Tutto bene, signorina? È ancora qui lei? Sono questioni private. Valeria, mi stai facendo male. Signorina? Mi stai facendo male, lasciami. Non pensare di liquidarmi così. La lasci subito. Vattene, Valeria, per favore. Non finisce qui, credimi. Non finisce qui. Scusi, se l'ho messa in imbarazzo. Ho avuto momenti peggiori nella vita. Lo so che è esagerato, eh? Cioè non sapevo come farlo andare via. Certo, ho scelto un modo, diciamo, creativo. Comunque nessun comportamento giustifica la mancanza di rispetto e meno che mai l'aggressività verso una donna. Grazie. È stato uno strano e inaspettato piacere. Mi ha cercato, contessa. Vediamo. L'ho cercata. Ma mi lasci pensare. Se per cercata intende che ho perlustrato ogni angolo in lungo e in largo chiedendomi come mai le stanze fossero ancora da rifare e quale calamità le avrà mai impedito di spolverare, allora direi di sì. Direi che l'ho cercata. Contessa, le assicuro. E visto che ci siamo, quale parte di le foto di famiglia vanno nello studio le risulta oscura? Veramente il commendatore mi ha chiesto. Non mi interessa. Lei è licenziata. Ha 7 giorni di tempo per andarsene. E ora, cortesemente, mi prepari l'abito per questa sera. Che succede? Niente che ti riguardi. Aspetta a fare i bagagli. La zia abbaia, ma non morde. Scalda il cuore. Il tocco magico che hai con le servette. Non sono servette, zia. È personale di servizio. Una sfumatura delicatamente ipocrita. Se l'ipocrisia non servisse a niente, non l'avrebbero inventata.
Almeno qualcosa te l'ho insegnato. Per quanto tempo ancora continuerà questo gioco? Mm? Tu che fai togliere le foto di mamma dal salone e papà che si ostina a farle rimettere. Per questa sera ti ho fatto stirare lo smoking estivo. È un settembre piuttosto caldo. Ricordami, che c'è stasera? Molto divertente. Non provare nemmeno a non presentarti. Tuo padre ci tiene. Sicura che per lui faccia qualche differenza che io ci sia? Se non vuoi farlo per lui, fallo per me. Tenete tutti moltissimo a questa festa, tranne la festeggiata. Tua sorella è ancora giovane. Non sa davvero quello che vuole. Beh, di certo non una festa al circolo dove metà delle persone nemmeno le conosce. È stata un'idea tua o di papà? Ma certo, cosa cambia? D'altronde siete sempre d'accordo, no? Tranne che sulla disposizione delle foto di famiglia. D'accordo, verrò. Tu mi devi un ballo. No, non essere sciocco. E la servetta resta. Vedremo.